Salve care amiche ed amici, qui di nuovo il vostro Sant'Enchan. Beh, come già vengono annunciando da mesi, ancora gli stadi in Brasile non sono finiti. Oltretutto non gli hanno potuto fare le prove di sicurezza, quindi l'incolumità dei frequentatori non sarà garantita. Ma è in aumento la violenza sociale. Fra gli altri annunciano la loro presenza i Black Bloc. Sarà un mondiale caldo, un mondiale delle tensioni e un mondiale dei conflitti. Vale la pena il mondiale di calcio che anno dopo anno si converte sempre di più in un G8? Speriamo che non succeda nulla di grave. Ma noi al mondiale come ci andiamo? Saranno i tifosi italiani protetti? Sarà garantita la sicurezza dei giocatori? E ci sarà del terrorismo internazionale? Io, seguendo l'informazione italiana, non ho trovato a questo nessuna risposta. E magari tu, Marco Travaglio, potresti fornirci delle risposte. Magari sai qualcosa, magari puoi investigare, indagare. Però fatto sta che addirittura un indio amazzonico ha sparato delle frecce e mi sembra che abbia ucciso un agente di polizia. Ci sono manifestanti di tutti i tipi, di tutte le risme, di tutte le estrazioni sociali. Indios, mineiros, Black Bloc, gruppi antagonistici, Occupas, Sintierras, movimenti sociali, trotskisti, nazi skinhead. Tutti diranno presente a questo mondiale. Peccato che saranno fra i violenti. Come dire, si salvi chi può, ma a chi andrà al mondiale? Chi lo salverà? Per il momento sembra che, a parte mandare militari nelle villas miserias, il governo brasiliano può fare poco o niente, militarizzando i ghetti, i barrios pobres, non so, a me il mondiale di calcio non mi è mai piaciuto. E sembra che in Brasile sta contribuendo a aumentare il divario sociale. Ecco, se voi non volete contribuire a questo, non guardatelo. E boicottate i mondiali. D'altra parte, i mondiali di calcio, come il calcio in generale, è una fregatura. E questi mondiali sono già da decenni che promettono pingui e lauti guadagni, invece sono un fardello pesante, un elefante bianco per gli stati che li organizzano, a parte il privilegio di poter classificare nel mondiale senza vincere le eliminatorie. Ma a parte quello, Brasile forse alla seconda o terza partita già starà fuori dal mondiale, e questo ha costato più di 800 milioni di dollari o 8 miliardi di dollari al contribuente brasileño, che in pratica non ha tutti quegli investimenti sociali che sarebbero più utili del mondiale: scuole, ospedali, strade, sicurezza, occupazione. I mondiali, soprattutto per i paesi del terzo mondo, sono una fregatura, ma anche per i paesi del primo mondo come Italia, dove, come per l'Expo di adesso 2014, si sono grattati un bel po' di soldi. Quindi io lancerei un appello: boicottiamo i mondiali, che non li facciano più, perché tanto a che servono? Non sono gli stati Italia, Brasile, Francia che vincono, ma gli organizzatori, che vincono tanti soldi alla faccia della Coppa del Mondo. Beh, cercherò di informarmi, però a tutt'oggi, con tutti i morti e la violenza che ci sono stati in Brasile
e il mondiale ancora non è iniziato perché hanno svuotato villas miserias, barri poveri, per non avere problemi vicino agli stadi mondialisti. È da prevedersi che purtroppo le cose non andranno così tanto bene. Io mi auguro che tutto proceda bene. Però in ogni caso vi terrò informati. Se vi piace questo aggiornamento, votate mi piace, mettete il video fra i favoriti ed iscrivetevi al canale e fate clic nei banner pubblicitari. Io cercherò di seguire l'evolvere della situazione. Come sempre, un saluto dal vostro Santen Chan e a presto. E soprattutto, mai dire mondiale. Ciao. Chi perde o chi vince non importa. Qua è una questione di intascare soldi alla faccia della gente e questo non va bene.